siamo rimasti malissimo, però io penso che quando si arrestano 17 persone qualcosina sotto c'è. È un sottovoce che c'era da tempo, io fino all'ultimo spererò ancora che Doni sia stato confuso con Gervasoni, però sono finiti nel frattempo tutti e due in galera. Oltretutto una grandissima delusione nel sapere che anche Filippo Carobbio, un grande giocatore bergamasco, è finito anche lui in questa inchiesta ed è finito in carcere anche lui. Insomma, da un lato io vorrei vedere e sapere qualcosa certamente di più, ma io penso che stavolta purtroppo bisogna arrendersi a quella che è un'evidenza, al fatto oltretutto che sembra che Doni abbia attivamente lavorato proprio per cercare di inquinare le prove, quindi per carità di fare il suo gioco, e addirittura si parla anche di mezza parcella dell'avvocato di Santoni pagata da Doni. Insomma, adesso io non voglio mettere il dito nella piaga, perché la piaga è anche mia, che vi parlo e che dell'Atalanta sono appassionatamente tifoso, oltre che per bontà di Antenna 2 da molti anni, ahimè, anche cronista. Sono giù di corda come tutto il popolo atalantino. Appunto, il popolo nerazzurro in queste ore si chiede se questa vicenda finirà per penalizzare ulteriormente l'Atalanta. Parlo naturalmente dal punto di vista strettamente sportivo. Ma io penso e mi auguro di sì, perché tecnicamente l'Atalanta ha già subito l'intero processo, l'intero procedimento giudiziario sportivo. È già stata data una sentenza di primo e anche di secondo grado. Siamo arrivati all'equivalente della Cassazione in ambito sportivo. Oltretutto vedo che la giustizia ordinaria considera ancora come truccate due partite come quella col Padova e quella con l'Ascoli. E quella con l'Ascoli francamente mi stupisce, perché io l'ho vista, quella partita è stata combattutissima fino all'ultimo. Però vediamo. Io penso che sicuramente, ecco, sarà molto difficile avere degli ulteriori sconti ai 6 punti, su quello sì, perché questo non può non influire quanto è accaduto sulle decisioni del tribunale arbitrale. Però Non è assolutamente detto, anzi, secondo me occorrerebbe che qualcuno, qualche magistrato della giustizia sportiva, trovasse delle motivazioni per riaprire l'inchiesta, però l'istruttoria e l'inchiesta è stata fatta già interamente, per cui non è detto questo. Poi, oltre ai 6 punti di partenza, abbiamo già avuto altri punti supplementari di penalizzazione, perché gli arbitri di Atalanta-Napoli, Fiorentina-Atalanta ci hanno appioppato 4 punti, 2 più 2 ancora, quindi se la mettiamo su sto punto